Cavalieri, buongiorno. Oggi farò una sbarbata in cui rischio veramente il divorzio. Perché userò questo. Midnight Stag. Un sapone tallovato, ma da una profumazione molto, molto particolare. Estrema. Vi leggo la piramide olfattiva che ho trovato in giro. Russian Leather. E fin qui va bene. Poi, Motor Oil. Hoppes numero 9, è un solvente per pulire le armi. Betulla, muschio di quercia, benzina, fumo, cedro, bergamotto, vaniglia e cade, che è il catrame di Ginepro. Per me sa di copertoni. A quello lì dovrò abbinare o il suo after che non ho, oppure ho provato a metterci questo, non so se si vede, che è il pinot al gin, perché vedo che dentro c'è il lime e il cedro, per cui bene o male un pochettino forse lo potrebbe anche addolcire. Poi uso il pennello che ho assemblato io con ciuffo sintetico della Omo, che mi ricorda molto il ciuffo della Levo dell'Omega. Manico è un manico della DS Cosmetic che ho appesantito con 5-6 rondelle, non mi ricordo. Poi, come rasoio, vado a usare l'Impero della Viking. Eccolo qua. È un regolabile, testina abbastanza profilata, non è grossa. La particolare di questo rasoio è che ha una barra liscia e una barra rigata, non so se si vede. Insomma, una è liscia, perché una, quella liscia, dovrebbe aiutare nel tendere la pelle, quella rigata dovrebbe aiutare nella scorrevolezza, per cui barbe corte, barbe lunghe, essendo regolabile, ha anche la sua ragione d'essere, ecco. È abbastanza pesante, bel peso, si impugna bene. Questo è col manico lungo. Poi c'è una versione tutta nera con il manico un pochettino più corto, che è la Meiji, mi sembra, la versione Meiji. Bello, un bel rasoio. Rasoio australiano, questa marca qua ha assunto gli onori della cronaca qualche anno fa perché andò in causa con un'azienda cinese a cui ho fatto la commissione di produrre alcuni rasoi. E loro l'avevano copiati poi, rimessi sul mercato con una qualità più bassa, per cui insomma sono andati in causa, ecco. Adesso questi vengono fatti o perlomeno assemblati gran parte, per cui hanno un po' diviso le produzioni in Australia, ecco. È questo. Dentro ci ho messo una lametta Astra Verde. L'unica cosa che non mi piace di questo rasoio è l'indice che è chiaro e quindi si vede male. Per vedere dove è stato impostato, bisogna un pochettino, va da 1 a max, per cui io giro tutto verso 1, eccoci, e poi lo porto a 3 con la prima regolazione. Ecco, andiamo con 3. Basta. Procediamo con questa sbarbata estrema. Barba di 24 ore, bagno la pelle con acqua tiepida e passo al montaggio con insaponamento. Mia moglie lo odia questo, veramente, è un sapone che solo perché l'ho tirato fuori da il sapone me l'ha prestato l'amico Aldo Santucci. Solo perché ha visto che lo tiravo fuori è andato fuori di testa. Ecco. Thank you.
fatto già la bagno di. A me piace. Questo è veramente il sapone che se c'è un sapone maschile è questo. Ottima scorrevolezza. Protegge. Abbiamo detto regolazione a 3. È vero, sì, 3. È una soia che si vede poco perché non è tanto. Allora, l'ho usato con la parte liscia, la proviamo con la parte rigata. Con questo sapone non sento quasi la differenza. Cosa che mi piace dei rasoi TTO è che mantengono tanta acqua, dato che a me mi piace una sbarbata molto umida. I rasoi a farfalla tengono tanta acqua, vedi? E questo aiuta tanto la scorrevolezza. E poi è il rasoio con cui ho cominciato a regalare le mie 30 anni fa. Un Gillette Super Speed di mio padre, per cui. Era ancora liscia. Stiene comoda, comoda e scorre.
c'è il secondo passaggio. Qui è difficile, infatti, che io veda. Ecco fatto, mi sciacquo, altro passaggio. Passaggio, lo facciamo a due. Due è molto delicato. Anche l'angolazione si trova abbastanza facile.
Montefeltro Wet Shaving, un canale nuovo, innovativo. Trattiamo la rasatura tradizionale con passione. Non un solo protagonista, ma tanti tonsori legati al gruppo Montefeltro che portano in video la loro esperienza. Nessuna verità assoluta, nessun guru. Umiltà ed onestà intellettuale al vostro servizio. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Non rimarrete delusi. Due, ma mettiamolo a tre. Ecco fatto. Ecco fatto, finito. Ultima cosa che faccio di solito, ecco il sapone lo strizzo e con quello che avanza ci faccio sempre dei ritocchi qua, perché è una zona che è sempre ostica. Proviamo anche a aumentare e portarlo a 4. 3 e 4. Ok.
5, 5. Quello è delicato. Eh sì, 5. 5 va già più a fondo. Posto così lei. Sono praticamente quasi un VPS. Mi sciacquo e finiamo. Prima acqua tiepida e poi acqua fredda. Soio molto confortevole, ecco. Poi con le varie regolazioni uno trova l'aggressività giusta, insomma, ma fino a 5 ancora tranquillo, ecco. Andiamo un po' se ci abbiniamo questo, se è fattibile. Buono. Frizzantino. Ecco fatto. Ottimo abbinamento, secondo me è perfetto questo. Benissimo, ci sta benissimo, perfetto. Dai, vi ringrazio e spero di avere ancora una famiglia domani. Ciao.